Ciao amici del Capricorno, <coughs> scusate la voce è un po' bassa, benvenuti nel video della ruota dell'anno 2023 in cui andiamo a vedere ogni settore della tua vita, ogni settore, vedi dall'ariete ai pesci. Questi 12 spicchi sono le cosiddette case astrologiche che vanno a definire e delineare. Ogni settore della tua vita, quindi se la prima casa è la casa del, dell'io, della tua persona, dell'apparenza, di come sarai tu in questo anno, la seconda casa è quella degli averi, del denaro, dei beni, della fortuna, la terza casa è quella dei contatti, la quinta casa è quella dei rapporti, la settima casa delle associazioni, la decima delle, della carriera, eccetera, eccetera. Mm, vediamo un po' questa ruota dell'anno per te come sarà. Se vuoi fare la ruota dell'anno personalizzata per tutto il 2023, mese per mese, per ogni settore della tua vita mi puoi eh, contattare a signerino96chiocciolagmail.com chiedendo informazioni per un consulto privato e andiamo a vedere adesso peschiamo un bigliettino per te e andiamo a vedere in che settore cade, in che casa tra le 12 case va a cadere prendiamo questo Vai a vedere anche la ruota dell'anno per il tuo ascendente, vediamo dove cade questo. Va a cadere nella quarta casa, che è la casa della famiglia delle radici. Pausa, pausa. Può essere che qui ti sei stufato di avere a che fare con i tuoi familiari, può essere che tu abbia bisogno di un periodo di riflessione all'interno della tua famiglia. Può essere un raffreddamento, un allontanamento un po' da, da qualche parente? Vediamo un pochettino che cosa ci dicono queste carte. Quindi per esempio la quarta casa è la casa delle origini, della famiglia, dell'eredità, del focolare domestico, della casa. Mm? Allora, andiamo a prendere la carta cardine che va a toccare le 12 case e vediamo un po qual è il messaggio cardine per te voglio prendere questa carta questa qua voglio. la saggezza e eh beh chi è più saggio del capricorno nessuno lo sa il capricorno già di per sé è un segno è un segno saggio ponderato non è il segno che fa i colpi di testa vediamo un attimino Cosa c'è per te? Vado a stendere. Vado a fare la ruota per te. Allora, nella prima casa hai paletto di bastone che mi indica una carica energetica molto forte. Qui, se qualcuno era in pausa, era in um, una sorta, non dico di depressione. Insomma, era giù giù di tono. Qui c'è una grossa ripresa. Mm, Tentenamente alti e bassi per quanto riguarda il settore finanziario. Un po' di come le spese, le entrate, le spese, le entrate, le spese. Questo è un po' un motivo comune per tutti quanti. Nella terza casa abbiamo il set di bastoni. Mm, qui ci può essere una nascita, un figlio maschio che nasce mm, in famiglia o venire a sapere. Nel lavoro o chiusura di un lavoro che non ci piace più. Bellissima carta. Qualcuno qua si può sposare o venire a che fare, sapere di matrimoni. Oppela. Qui c'è un viaggio, un viaggio che non te lo toglie nessuno. Che caratterizzerà quest'anno. Un viaggio importante vediamo adesso anche perché. Una persona di sesso maschile di un, forse proprio del capricorno stesso nella casa del capricorno molto importante, un datore di lavoro qui. <coughs> Ho un toro, una vergine, ma più il capricorno. Mm, attenzione, qui: un dispiacere nelle amicizie. ci sarà Ho una chiusura di un'amicizia. Mm. Allora, vediamo gli alti e bassi di questa ruota. Di cosa diciamo? Quello che non mi piace e quello che mi piace. Allora, quello che non mi piace lo vedo qui nelle amicizie una chiusura, una delusione, una brutta... Um, un arresto di un'amicizia. Io qui ve lo dico subito, chiaro e tondo. Ci rimarrai male per un'amicizia che finisce. Um, per il resto, non ho altre pecche in questa ruota, se non diciamo un po'... Dubbi, spendono, spendo, alti e bassi nella seconda casa, che è la casa, del, um, è la casa degli averi, è la casa dei possedimenti. Tentennamento: devo comprare una casa? Non devo comprare una casa? Andiamo a vedere uno per uno. Abbiamo detto la tua energia qui sarà in ripresa, sarai molto volitivo, molto attivo farai il lavoro di quattro persone messe insieme qui eh? che tu sia donna che sia che tu sia uomo c'è l'incontro qui come personaggi ti dico subito c'è l'incontro con due figure maschili importanti una tu, una disegno di terra e una disegno di fuoco quella disegno di terra un po più grande un uomo più maturo più grande di te nell'ambito della carriera questi alti e bassi, qui, queste preoccupazioni nell'ambito della, ma più che preoccupazioni, sai proprio come stare a fare, sempre i conti, ho speso tanto ma mi sono entrati tanto, devo spendere tanto ma devo riottenere tanto. Vedi, esitazione, qui sei un po' che se devi spendere sei sempre là a fare, faccio il passo più lungo della gamba, non lo faccio, un po' un tentennamento continuo, però il Capricorno c'è da dire che è anche abbastanza oculato per quanto riguarda le spese. Nell'ambito delle, delle comunicazioni, io qui vedo comunicazioni, 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 eh, un incremento di comunicazione. Qualcuno di voi potrebbe proprio lavorare, avere a che fare anche per motivi di lavoro nell'ambito proprio della comunicazione. Um, anche non lo so, qui è come se c'è cioè, so, tipo un pubblicare, un pubblicare qualcosa con un tentennamento iniziale che però poi si va a rivolgere um, nei confronti di un settore specifico, quasi ehm, se tu qui ti devi lanciare in un'impresa, c'è un, cioè un tentennamento iniziale, però poi qui vieni vista, visto, vieni valorizzato anche da un punto di vista lavorativo. Guarda, qualcuno di voi potrebbe eh, fare un lavoro da casa, qualcuno di voi potrebbe fare un lavoro da casa e qualcuno di voi potrebbe Levarsi una soddisfazione con uh, un personaggio conosciuto nell'ambito del lavoro. Inoltre, vedo che nell'ambito del lavoro, sempre qui, qualcuno potrebbe conoscere l'anima gemello, avere un flirt, però um, come se ci fosse la tendenza da parte tua a voler tenere scissi questi due settori, il settore lavorativo e il settore amoroso. Questa carta mi piace tanto, io vedo qua una nascita o sbocciare o un matrimonio o l'acquisto di una casa eh? o un bambino maschio qua che nasce o tuo di chi sarà di chi saprà Allora, qui però mh, devi fare attenzione a fregartene un pochettino dei chiacchiericci altrui. Non lo so se qui sei un po' in là con gli anni, se vieni a che fare con gravidanze, queste cose qua, um, o se sai di chi ha figli, non figli, cioè vedo un po' di pettegolezzi, un pochettino di, di chiacchiere, um, anche un'iniziativa per esempio nell'ambito familiare. Se tu vuoi comprare casa, qui non lo dire a troppe persone in giro, um, se vuoi fare un'impresa con la tua famiglia e i tuoi familiari non lo direi troppo in giro perché io qua sinceramente vedo un pochettino troppi pettegolezzi nella quinta casa vediamo un po' c'è già qua c'è una relazione ma senti mh... c'è una relazione ma un po' come se ci fosse un po' un clima di, 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 di... un po' di mancato entusiasmo mm. un po' di mancato entusiasmo in una relazione qua vedo eh? come se c'è ma non c'è capito che voglio dire io allora qui nell'ambito della giustizia nell'ambito di tutto ciò che è il rapporto con gli altri, gli affari. Se tu esiste una situazione dove c'è una controparte, qui c'è una vittoria in un ambito dove tu hai avuto una precedente botta, sconfitta, batosta, situazione pesante, a perdenza. Eh? E non escludo che qui ci sia un personaggio che sia questo re di denari che ti venga in soccorso. Senti, io qua vedo un pochettino sul discorso dei soldi. Mm. Io ti vedo un po' troppo frenato, troppo frenata sul discorso dei soldi. Se qua c'è da giocare per esempio la fortuna o due soldi all'otto, ti vedo sempre un po' tirato, un po' non lo posso fare perché ho altre spese. Esci un pochettino da questo lupo perché non, non lo so, mi sembra un po' sfociare addirittura nell'avarizia, nel essere un po' troppo cauti nel, nello spendere. Perché qui è un po' come se tu ti sentissi eternamente sfortunato. Tanto che io non vado a giocarmi manco un euro all'otto. Ma è una cosa nella tua testa, questa qua. Eh? Ricordate che le carte sono spesso di consiglio e non di pronostico nudo e crudo. Io ho visto poi nella nona casa: ti vedo un viaggio, un viaggio certo, 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 certo te lo vedo. In questo viaggio puoi avere a che fare con una figura maschile e con questioni dove eh, c'è da chiudere un affare, un qualcosa anche di soldi. Um... È una situazione che è già, come ti posso dire, è come se fosse un viaggio già programmato da tempo questo qua che devi fare. Non so se è addirittura per qualcuno un trasferimento o mettere le radici per questioni lavorative da un'altra parte d'Italia o del mondo eh? perché io qua vedo proprio anche addirittura l'estero per qualcuno di voi. Eh? Io qui lo vedo, però vedo anche proprio delle questioni che ti devono fruttare. Cioè, io vedo anche, penso che sia un viaggio questo qui programmato da tempo dove di mezzo c'è il guadagno, cioè, se tu fai questo viaggio, non so, per un'impresa all'estero, per un, mettere le basi di fare un qualcosa fuori di, 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 di societario. Um, nella fase iniziale del programmare questo viaggio è come se ci fosse stata da parte tua un po' di dubbi, un po' di tentennamenti però poi stai tranquilla che si va e avrai a che fare anche con una figura maschile durante questo viaggio um, vediamo un pochettino la carriera la casa decima con questo bel re di denari una persona solida se tu sei la donna senti um, allora Nell'ambito della carriera, attenzione: se tu sei una donna, ti potresti trovare in questa dinamica qui di avere a che fare con due figure maschili potenti, organizzate, eh? tanto da farti sentire un po' un complesso di inferiorità, che è un po' strano per il Capricorno, perché il Capricorno è tutt'altro, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il Capricorno è molto valido, molto orgoglioso, però qui non so, è come se. Due figure maschili cercheranno un po' di... Tarpartire, tar cioè, mh, tenerti un, pochi, un po' a bada, come se qui, se ci deve essere un decollo, eh, non che venga destinato da loro due, gestito da loro due, però queste due figure maschili in accordo tra di loro cercheranno, come se qui non... Non, non che non vogliono che tu spicchi il volo, però... Mm. come di, di, di tenerti al posto tuo o c'è una competizione fra due donne e due uomini cercano di gestire questa situazione qui però io la vedo nell'ambito sì c'è una situazione un po' ingarbugliata qua eh? mamma mia quante figure allora qui senti mm c'è qualcuno che vuol, vorrà pilotare una tua situazione, questo ti farà abbastanza incavolare. E ci potrebbe essere fra te e una donna una competizione di qualche tipo, anche su questioni, ti ho detto, sia lavorative, però come se qui tu ti sentissi un po' in, poco indipendente. Qui c'è anche di mezzo la tua figura professionale. Qualcosa che ti farà un po' innervosire, come se qualcuno vuole gestire la tua professione, la tua figura professionale. Un qualcosa che non. ascolta, io qua voglio proprio un'altra carta di quella importante. Vedi? Vedi? L'indipendenza al contrario. Mm. Questo qui rimangono un pochettino legato. o legato a un qualcuno che ti, ti vuol gestire, ah, mamma mia, quando io vedo queste cose. Poi devo andare ad aprire la casa. Se no, andiamo ad aprire la, la, la casa, la decima casa. No, questo è un, è un extra che sto facendo. Che cos'è questa situazione qui con tutti questi personaggi che dà irritazione, dove ci sono due figure femminili? Più figure maschili che vogliono gestire, qua che cos'è? Voglio tre carte. Sì, che cos'è questa decima? cosa? la metti a carte, aridaglia Oh, qui ci sarà qualcuno che non dico che ti costringerà a mediare, a prendere l'accordo con una persona, è come se qui tu vuoi andare dritta come un treno per la tua strada. Ci sono due personaggi maschili in accordo tra loro che invece tireranno le redini, come per dire se tu vuoi raggiungere l'obiettivo e lo vuoi tutto per te, devi tirare il freno, perché qua devi mediare, devi, vedere, devi dare un po' a destra un po' a sinistra. Io qua vedo anche la competizione fra due donne, non so se. Mh, ma Siamo nel settore della decima casa, quindi non ti posso dire che qui, le, non lo so, due donne che si contendono lo stesso uomo, siamo nel settore della carriera, o della, come ti posso dire, di, di chi delle due donne deve risultare pubblicamente, ufficialmente, ci può essere anche, non so, chi delle due ufficialmente deve risultare la donna, eh, la moglie, o, o chi delle due deve risultare eh, a capo, di, cioè deve essere il responsabile di un settore, um, titolare di non lo so di un uh, diritto immobiliare c'è tutto ciò che è ufficiale dove tu vuoi raggiungere faccio un esempio un titolo c'è un'altra persona che rincorre tu stai dritta come un treno e ti irrita perché vedo qui la carta dell'irritazione la carta dell'ostacolo la carta anche della frattura te, cioè ti, 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 ti Potresti anche mandare al diavolo una di queste due figure maschili che ti frena, ti frena, ti frena, ti frena, perché qua alla fine le carte vanno verso un come se fosse un accordo tra due donne, mh? ma un accordo un po' costretto da due uomini. Mamma mia, cioè, avevo bisogno di, di chiarire. Mm. Ricorda però che con la temperanza noi abbiamo sempre la carta qui della saggezza quindi da valutare in effetti se magari ti può dar fastidio non raggiungere come posso dire il podio e giungere più che altro un accordo però diciamo che eventualmente se così fosse sarebbe una scelta saggia diciamo che accontenta tutti un po meno te però sarebbe come per dire è la scelta più giusta che cos'è col 5 di spade invece in casa undicesima col brutto 5 di spade lì sì, sì, c'è la chiusura, te lo do per certo, c'è la chiusura, c'è la frattura di un'amicizia, te lo do per certo. Poi torna nei commenti al 2024 per dirmi, io nel 2023 ho chiuso un'amicizia, ma chiusa, 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 chiusa. È un'amicizia che è diventata scomoda, un'amicizia o comunque un rapporto abbastanza stretto che è diventato scomodo, anche morboso, ossessivo, non va più bene. Mm, L'ultima casa, che è questa qui dei pesci. Abbiamo l'otto di spade, un po' di confusione mentale, <ride> un po' di confusione mentale, io penso che te la chiami per questo, questa casa qui del Capricorno. Stai tranquillo per te, stai tranquilla, per te è un anno veramente importante, questo qui è un anno delle scelte. È un anno dove ci sarà un viaggio importante di affari. Pu puoi cambiare città, puoi cambiare, trasferirti per questioni, per questioni di lavoro. Un'amicizia un si chiude, ci può essere una nascita, un bel maschietto, te lo dico. Fai attenzione soltanto a non focalizzarti su questo discorso delle spese, spendo troppo, spendo poco. Insomma, alla fine a queste situazioni ce le abbiamo tutte quanti. Allora, per te, Capricorno, questo è stato il 2023, la ruota tua dell'anno. Se mi vuoi contattare per un consulto privato, mi puoi scrivere un'email. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video, buon 2023! Ciao!